Stefano Locatelli, giovane promessa del ciclismo italiano in maglia col Nago, alla prima esperienza al Giro d'Italia. Stefano, cosa ci puoi dire intanto di queste prime 12 tappe? Ma è una bella esperienza, da neo professionista una grande esperienza al Giro d'Italia, una corsa che finora ho sempre sognato. Caso un po' di botte così sono un po' lì a soffrire, però adesso stiamo iniziando a passare anche quelle e speriamo di fare delle buone tappe le prossime tappe, che sono anche abbastanza le più dure. Qual è la difficoltà maggiore che puoi dire di aver incontrato in questi giorni? Ma gli avversari, il ritmo, i percorsi, un po' tutto, perché non ero mai stato abituato a una corsa così lunga, così con tanti avversari e con un livello così alto, e anche tappe più facili, se guardando poi il dislivello finale, rimangono nelle gambe nei giorni prossimi, successivi. Però le botte, diciamo che passano quando ci si immerge in un bagno di folla come oggi a Savona. Sì, comunque fanno tenere duro, forse se erano altre corse magari potevi mollare prima, invece al Giro d'Italia tieni duro finché riesci a stare lì, stai lì. Ascolta, rimane poco più di una settimana di gara, il tuo obiettivo qual è? Venire fuori in qualche tappa di montagna, oppure sì, cosa? Provare a far bene qualche tappa, e comunque c'è Domenico Pozzovivo che è in classifica e sta dimostrato subito una grande condizione, ha vinto una tappa e perciò è obbligo stargli vicino e cercare di aiutarlo nei momenti decisivi. Quindi più gregario che battitore libero, diciamo? Ma da come va Domenico penso proprio di sì, dopo vediamo strada facendo. E in ogni caso è tutta esperienza che poi ti rimane. Ah, quello di sicuro. In bocca al lupo, Stefano. Ciao.